ci vuole davvero tanta karma, poco occidentale e molto detta alla pratese, per cercare di capire se c'era o meno il calcio di rigore fischiato al Siena dall'arbitro Davide Miele di Torino. Le immagini non chiariscono, Marotta mette tutti d'accordo e segna la rete che rilancia la Robur Siena e affossa il Prato, sconfitto per 2-1, storie di calcio. Dispiace perdere così perché secondo me non meritavamo per la prestazione, specialmente il secondo tempo. Poi c'è stata, oltre il danno, anche la beffa, perché a loro non mi ha ammonito e noi ci ha buttato fuori, che poi voglio rivederlo il calcio di rigore, perché almeno detto dai ragazzi non c'era. Un buon Prato a Siena, la squadra di Francesco Monaco avvia bene, Di Molfetta e Moncini scaldano i guantoni al reattivo portiere senese Moschin, un Prato davvero pimpante. Il Siena colpisce all'improvviso, Marotta fa il fenomeno e segna una rete d'antologia. Il vantaggio del Siena non scoraggia il Prato, che pareggia al 44esimo, doppio fallo in area di rigore senese. Freddi affossa Moncini, Iapichino stende Tavano, è calcio di rigore per il Prato. Dal dischetto Moncini riesce a segnare la rete del pareggio. Una vittoria che ci serviva, fondamentalmente meritata. Un po' più sofferta sotto il profilo dello sviluppo del gioco, meno fluido rispetto alle due partite precedenti, e questo insomma devo anche ringraziare intanto i ragazzi, che non è facile comunque arrivare da 4 sconfitte, anche se qualcuno era sicuramente immeritato, quindi c'è sempre un po' di tensione. Nella ripresa il derby rimane vivo ed equilibrato, il Prato recrimina per questo gol annullato per fuorigioco a Moncini. Poco dopo, lo stesso Moncini prima e Piscitella più tardi tengono in allerta il portiere Moschin. È un Prato davvero convincente. Ci prova anche il neo entrato Ceccarelli. La zuccata è buona, la mira difettosa. Il Prato sembra in controllo del derby, ma all'improvviso la partita cambia. Rovesciata di Marotta, sempre lui. Mazzorati interviene come vedete. L'arbitro comanda la doppia sanzione disciplinare. Calcio di rigore per il Siena ed espulsione per il difensore Laniero. Il danno è la beffa. Dal dischetto Marotta si conferma infallibile. Il Prato cede e nel finale il Siena prima si vede annullare una rete per fuorigioco a Yao, poi fallisce un'altra nitida occasione da rete. Finisce con la vittoria del Siena per 2-1 e il Prato che schiuma di rabbia. La strada verso la salvezza è davvero piena d'ostacoli.